Ciao amici, ben ritrovati. Oggi finalmente mi sono deciso di fare un'escursione che sognavo di fare da tempo tra queste belle montagne per raggiungere i resti di alcuni vecchi impianti di risalita, uno dei quali è anche tristemente famoso per un grave incidente che lo ha coinvolto una cinquantina d'anni fa. Voglio raggiungere la stazione a monte di questo impianto, visto che quella a valle non esiste più già da anni, perché penso che all'interno ci siano delle cose parecchio interessanti da vedere. Continuo a salire su questo sentiero che ha un dislivello di circa 600 metri e dovrebbe portarmi in circa un'ora e mezza fino al punto dove devo arrivare, verso la vecchia stazione. Scalinata quasi infinita questa, ragazzi. Il sentiero riserva anche piacevoli sorprese e vale la pena di allungare leggermente il percorso per raggiungere la vecchia miniera di Manganese, dove interessanti reperti fanno ancora bella mostra di sé. Le antiche gallerie si addentrano per chilometri nella montagna, ma purtroppo manca il tempo per esplorarle, pur essendo senz'altro meritevoli di una visita. La cabinovia collegava il centro di Alagna con un bellissimo albergo, anch'esso abbandonato da decenni. Aveva funzionato dal 1950 fino alla fatidica data quando un grave incidente ne ha decretato la fine. Curiosisce proprio questa storia dell'incidente, infatti sto percorrendo questo sentiero per raggiungere il primo impianto, quello appunto coinvolto nel disastro. Si tratta di una vecchia cabinovia ed è anche il primo impianto in assoluto in Italia ad aver adottato il sistema di agganciamento automatico delle cabine alla fune. Quando mancano solo pochi metri alla fine della salita, si iniziano a scorgere i resti di un'imponente struttura arroccata su uno sperone roccioso che domina la valle. È tutto ciò che rimane del lussuoso Hotel Belvedere, un albergo tanto bello quanto sfortunato, essendo stato distrutto in circostanze misteriose da un incendio nel lontano 1970 e mai più ricostruito.
Entrare in un impianto importante come questo, tristemente noto anche per la sciagura accaduta mezzo secolo fa, desta una notevole impressione. La stazione a monte, insieme ai sostegni metallici sepolti dalla vegetazione, sono tutto ciò che rimane della vecchia cabinovia a Lagna Belvedere. Qui dentro il tempo pare essersi fermato, sono ancora presenti le cabinette biposto superstiti, rimaste bloccate quassù dopo il disastro. Da oltre 50 anni sono rimaste immobili, appese sulla loro rotaia, pronte a ripartire per un viaggio che non faranno mai più. Le parti meccaniche dell'impianto sono ancora in buone condizioni, ma tutto il resto è ormai fatiscente, compreso il tetto dell'edificio che inizia a collassare in alcuni punti. La storia di questo impianto si intreccia con quella del lussuoso albergo Belvedere, costruito all'inizio del Novecento dalla famiglia Igonetti. Con l'attivazione della nuova ovovia, avvenuta il 2 luglio 1951, la maggior parte del giro d'affari per il Belvedere iniziò a spostarsi dalla stagione estiva a quella invernale, al punto da farlo divenire in poco tempo il centro di una rinomata stazione sciistica, dove vennero costruiti 4 moderni impianti di risalita e una serie di ottime piste da sci nella vallata di Otro. Così Alagna fu catapultata improvvisamente nel business degli sport invernali, modificando gradualmente l'assetto urbano e quello economico di questo ridente paesino piemontese. La nuova telecabina, con le sue vetturette biposto dalle forme futuristiche, rappresentava il fiore all'occhiello dell'attrattività turistica, in quanto offriva comodità e velocità di risalita fino allora sconosciute da questo tipo di impianti. Grazie a questo mezzo, infatti, era possibile raggiungere il Belvedere in soli 8 minuti, comodamente seduti al riparo delle intemperie e portando pure gli sci che venivano appesi all'esterno delle cabine, mentre dai finestrini si poteva godere di un panorama spettacolare lungo tutto il percorso, così come presso la stazione a monte, dove la splendida vista sul Monte Rosa accoglieva i viaggiatori appena scesi dalle vetture. L'edificio della stazione era completamente in muratura, con coperture in legno ed un avancorpo laterale dove c'era un piccolo bar e la biglietteria. Su questo impianto il motore di trazione era collocato a valle, così come il motore diesel per il recupero di emergenza. Questa telecabina vantava un'innovazione epocale. Per la prima volta, infatti, divenne possibile sganciare automaticamente le cabine dalla fune traente, in modo da far salire più comodamente i passeggeri a vettura ferma, per poi farla accelerare nuovamente e riagganciarla alla fune, il tutto in modo semiautomatico. Questo nuovo sistema, grazie al quale si otteneva anche una maggiore velocità di salita, porta la firma di Ugo Carlevaro, un professore dalle incredibili doti nella progettazione di impianti a fune e fondatore, insieme al dottor Savio, di una prestigiosa ditta torinese di funivie che ha costruito decine di impianti in mezzo mondo. Verso la fine degli anni 40, con l'intento di migliorare le prestazioni delle cabinovie, Carlevaro progettò il primo sistema di agganciamento automatico basato su una speciale morsa a chiusura comandata, brevettata da lui stesso.
In questo tipo di impianti, per far accelerare la cabina, era utilizzato un carrello motorizzato bidirezionale che provvedeva a spingere il veicolo su una trave apposita, accelerandolo fino a portare la morsa sopra la fune alla sua stessa velocità. In quel punto, tramite una leva a comando automatico, la morsa veniva fatta chiudere e la cabina era agganciata alla fune, in viaggio verso la stazione opposta. All'arrivo, un meccanismo simile apriva nuovamente la morsa sulla trave di rallentamento, deviando poi la vettura su una rotaia di parcheggio dove veniva fermata a mano da un addetto prima di far scendere i passeggeri. Ma dopo 20 anni di funzionamento, l'impianto iniziava a mostrare i segni del tempo ed appariva un po' invecchiato. La mattina dell'1 agosto 1971, tanti turisti, approfittando della bella giornata, sono in coda nella stazione per raggiungere il belvedere. Per Lovovia è una domenica d'oro, sta lavorando a pieno regime sin dalle prime ore del mattino. Verso le 10.30, sulla cabina numero 8 salgono due ragazzini, preceduti dai loro genitori sulla numero 7. La vetturetta viene spinta lentamente sulla trave di lancio e poi fatta partire. Oltrepassata la rulliera della stazione, viaggia ora alla massima velocità ammessa dall'impianto, 3 metri al secondo, il doppio di una normale seggiovia. Dopo circa 4 minuti, la cabina con i ragazzi supera il sostegno numero 7 e poco dopo raggiunge il numero 8. Da qui in poi la pendenza delle funi aumenta fino al 110%. In quel tratto la vecchia morsa non riesce più a trattenere la cabina, che inizia a scivolare indietro sulla fune, dapprima lentamente, poi sempre più vertiginosamente, fino a schiantarsi contro la vettura che segue. Nel tremendo impatto perdono la vita 4 persone, tra cui i 2 ragazzini, sotto gli occhi terrorizzati dei loro genitori che viaggiavano sulla cabina precedente. Lo schianto fa uscire la fune dalle rulliere del sostegno numero 8, provocando oscillazioni spaventose della linea al punto che alcune cabine ancora appese impattano col suolo, causando ulteriori feriti. In una zona impervia e difficile da raggiungere, è possibile vedere ancora oggi i rottami delle cabinette che giacciono lì ormai da 50 anni, a testimoniare una tragedia dalle cause mai chiarite del tutto. Probabilmente l'incidente si deve a una morsa difettosa e usurata o alla fune con diametro fuori tolleranza, ma anche ai rudimentali sistemi di controllo dell'epoca, inadeguati a prevenire il disastro e nemmeno in grado di fermare prontamente l'impianto in seguito alla rovinosa caduta delle cabine. Di certo quell'incidente ha posto la pietra tombale su un'epoca felice per quella zona, portando all'abbandono definitivo il comprensorio sciistico di Otro e tutti i suoi impianti, di cui oggi rimangono solo pochi resti arrugginiti. Questo posto assomiglia un po' a una piccola Pompei degli impianti a fune. C'è un po' di tutto quassù. C'è un vecchio skilift, una vecchia seggiovia della Marchisio, che probabilmente facevano parte di un piccolo comprensorio sciistico che faceva capo al piccolo borgo di Otro, che si trova qualche centinaio di metri più a valle. Una seggiovia monoposto, uno skilift, una manovia, oltre a Lovovia del Belvedere. Era questo il comprensorio, pochi impianti ma con 5 piste moderne e molto apprezzate dagli sciatori dell'epoca, al punto da far divenire Otro una stazione molto ambita e frequentata, dotata di servizi innovativi come la scuola sci, il noleggio sci e pure un battipista Lamborghini. Nel 1971, dopo la parziale ricostruzione dell'albergo Belvedere, distrutto da un incendio un anno prima, si guardava al futuro con grande ottimismo e, viste le presenze invernali in continua crescita, si stavano già progettando nuovi impianti di risalita e nuove piste per ingrandire il comprensorio. Purtroppo, il tragico evento dell'1 agosto cancellò di colpo ogni prospettiva di sviluppo sciistico per Otro, relegando la sua bella vallata a meta di piacevoli escursioni estive, da fare rigorosamente a piedi dopo un'ora di cammino. La vecchia Ovovia non verrà mai più ricostruita, ma forse i resti rimarranno lì ancora per tanti anni a testimoniare un passato fatto di divertimento per una generazione post-bellica vogliosa di ritrovare l'allegria perduta in anni di guerra. Le valli qui attorno sono talmente piene di vecchi impianti abbandonati che mi servirebbe una settimana per poterli vedere tutti. Ovviamente non ho tutto questo tempo, però non posso andare via senza prima aver dato un'occhiata alla grande funivia di Punta Indren, un vecchio impianto su 3 tronchi che vale la pena di vedere. Yeah.
La funivia Alagna Punta Indren è stata abbandonata 15 anni fa e poi smantellata, ma in quota ci sono ancora alcuni reperti interessanti che si possono raggiungere abbastanza facilmente con una nuova cabinovia. Per vederli, dopo essere scesi dalla cabina, occorre aggiungere un'ora di cammino per arrivare fino a 2400 metri presso Bocchetta delle Pisse, dove esiste ancora la stazione della vecchia funivia. Ultimi metri di salita, comincio a vedere la stazione. L'imponente edificio fungeva da stazione intermedia fra il secondo e il terzo tronco dell'impianto, poiché la linea era divisa in più tratte. Le strutture sono state dismesse nel 2007 alla scadenza di revisione dell'impianto, ma sono ancora in buone condizioni di conservazione. La funivia di Punta Indren ha una storia gloriosa, se non altro per le enormi sfide ingegneristiche vinte da questo arditissimo progetto e in un'epoca in cui i grandi impianti a fune erano ancora agli albori. Essa costituiva il coronamento di un sogno atteso da molto tempo. L'idea di un collegamento a fune tra Alagna e il Monte Rosa, infatti, circolava da decenni in paese e si narra che non mancarono i tentativi, tutti falliti, di realizzarlo. Il sogno però inizia a concretizzarsi solo all'inizio degli anni 60, grazie all'entusiasmo dell'ingegnere milanese Giorgio Rolandi, che progetta e finanzia un'opera a dir poco titanica per l'epoca. Una linea funiviaria su tre tronchi Alagna, Bocchetta delle Pisse e Punta Indren, lunga oltre 7 km e con 2000 metri di dislivello. Le prime due tratte vedono la luce nel 1964, grazie agli enormi sforzi di decine di operai che lavoravano senza l'ausilio di macchinari e in condizioni spesso proibitive per trasportare in quota pesantissime attrezzature. Nel 1965, dopo 6 anni di lavori,
viene ultimato anche l'ultimo tronco della funivia, rendendo finalmente possibile raggiungere i 3260 metri di punta Indren con gli sci ai piedi anche in estate. Nello stesso anno entra in funzione anche la cestovia Balma, completando così l'offerta di nuove piste sul ghiacciaio con notevole beneficio anche per lo sviluppo turistico di Alagna. Gran parte delle infrastrutture sono state smantellate dopo la chiusura della linea, ma nella seconda stazione intermedia è ancora custodita la spettacolare meccanica con tutti gli impianti ancora intatti. Il piano d'imbarco sembra non risentire troppo dei 60 anni di età, e ciò probabilmente dovuto anche ad una certa cura nella manutenzione da parte del personale. Alcuni blocchi di piombo utilizzati come zavorra per i collaudi sono ancora al loro posto, mentre una delle cabine, privata della sospensione, giace sul fondo della fossa, anch'essa in condizioni più che dignitose. Queste vetture, costruite interamente in alluminio dalla ditta Lovisolo di Finale Ligure, erano utilizzate a partire dagli anni 60 su decine di funivie in Italia. Nella sala macchine si riconoscono le grosse componenti realizzate dalla gloriosa Cerretti e Tanfani di Milano. La meccanica è complessa perché coinvolge elementi fondamentali per la sicurezza come i freni, il sistema di recupero di emergenza e i controlli elettronici ridondanti su tutti gli organi in movimento e le funi. In origine questa funivia aveva la particolarità di non essere collegata alla rete elettrica, in quanto per funzionare erano utilizzati due generatori diesel Iveco Aifo da 60 kW installati in un locale adiacente alla sala macchine. Il gasolio veniva rifornito periodicamente mediante un serbatoio trasportato a monte in elicottero. La sala di manovra del terzo tronco sembra ancora intatta. Da questo bel pulpito dall'aspetto un po' retrò, il macchinista comandava il motore dell'argano, i freni, il sistema di soccorso e teneva sotto controllo la velocità e tutti i dispositivi di sicurezza della funivia.
La parte elettronica fornita da BMB risale agli anni 90 ed era basata su schede analogiche a doppio canale, più un terzo canale di sicurezza a relè elettromeccanici. Al piano superiore si riconosce il power center con i quadri di smistamento della potenza e quelli relativi ai generatori. Sul retro dell'edificio c'è anche la stazione motrice della Cestovia Balma, realizzata nel 1965 per servire una pista nera che scendeva dal ghiacciaio Indren. Questa tipologia di impianti sono oggi una rarità e generalmente utilizzati solo per il servizio estivo. Però, nel caso della Balma, le ceste trasportavano gli sciatori con una lentezza e conseguenti code al giorno d'oggi poco desiderabili, motivo per cui nel 2005 si è deciso di non revisionare più l'impianto arrivato a scadenza di vita tecnica. Tuttavia le infrastrutture sono ancora in piedi, con le funi ancora ben tese e, nonostante il lungo periodo di disuso, questo vecchio impianto potrebbe ancora teoricamente funzionare. Al suo posto dovrebbe essere realizzata nei prossimi anni una nuova seggiovia, in modo da riattivare la storica pista nera di Indren. Oggi questi vecchi impianti non sono più necessari perché sostituiti da due moderne funivie Funifor, che attraverso il passo dei salati consentono di raggiungere il ghiacciaio Indren più comodamente e in minor tempo, mentre lo storico edificio funiviario attende la ristrutturazione in vista di un possibile riutilizzo a scopo polifunzionale. Impianti a fune arditi come questo sono sempre un grande spettacolo, anche quando non sono più attivi. Se vi è piaciuto questo video mettete pure un like, lasciando un commento con i vostri suggerimenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!